Allora, passiamo al sesto punto dell'ordine del giorno. Espressione parere sulla proposta numero 58, modifica alla nuova disciplina della sosta tariffata. Comunico che intanto c'è un emendamento sulla delibera 59 per quanto riguarda impianti pubblicitari. Poi con gli emendamenti abbiamo finito. Grazie. Allora, chi presenta questa? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. La proposta numero 58 che concerne la nuova disciplina sulla sosta tariffata e segue le linee, quelle che sono stabilite dal nuovo piano generale del traffico urbano e attraverso il quale si è ritenuto opportuno modificare l'attuale disciplina della sosta e oggettivamente per recuperare lo strumento della sosta tariffata anche come calmieratore della domanda di spostamento del mezzo privato verso zone che non sono servite dal trasporto pubblico e dove insistono i principali attrattori della città. Scusi Presidente, vorrei continuare. Consigliere Cofano ha perfettamente ragione. Scusate. Grazie Presidente. Prego consigliere. Grazie. Oltretutto si cerca anche di evitare quelle forme di agevolazioni tariffarie che favoriscono gli spostamenti sistematici e ricorrenti sempre del mezzo privato, per cui si è ritenuto e con questa proposta si ritiene necessario adeguare le tariffe orarie portandole a 1,50 euro l'ora sia all'interno sia all'esterno delle zone a traffico limitato e di sospendere le agevolazioni tariffarie e giornaliere, quelle pari a 4 euro per le 8 ore continuative e l'agevolato mensile rispetto al solo autoveicolo pari a euro 70. Per ciò che concerne quindi la nuova disciplina, anche rispetto agli indirizzi che sono stati forniti dall'assessorato alla mobilità, viene redatto in base all'esperienza di uno studio e di una pianificazione del traffico e anche rispetto a come si è evoluta e come si è gestita la sosta negli ultimi anni, le criticità e gli effetti che chiaramente queste hanno portato. Per cui gli obiettivi specifici della nuova disciplina vengono rappresentati in più punti: aumentare l'accessibilità per gli spostamenti sistematici, per esempio casa lavoro che rappresenta la maggioranza degli spostamenti, effettuati con auto privata per facilitare gli utenti provenienti dalle zone non coperte dai servizi forti di TPL, di trasporto pubblico. Tutelare la domanda di sosta da parte dei residenti, dissuadendo l'uso dell'auto privata nelle aree coperte sempre dai servizi forti e caratterizzate da un'elevata densità di addetti e visitatori. Aumentare la fruibilità delle aree di sosta e di servizio nei pressi dei grandi ospedali, incrementare all'interno delle aree tariffate la dotazione di spazi per la sosta anche di ciclomotori e motocicli e l'obiettivo è quello di raddoppiarla. Confermare e rafforzare anche le azioni innovative per favorire le categorie particolari di utenti, ad esempio le strisce rosa. Distribuire in modo omogeneo gli stalli di sosta gratuiti pari al 20% nelle zone A e al 50% in quelle di particolare rilevanza urbanistica. Per ciò invece che riguarda le modalità di tariffazione, con riferimento insomma alle tipologie che abbiamo elencato, possiamo dividerle in questo modo: all'interno di ciascun ambito tutti gli stalli vengono comunque soggetti a tariffa anche agli effetti del regolamento COSAP di cui abbiamo discusso precedentemente. La tariffazione ordinaria è applicata nei giorni feriali in fasce composte da intervallo temporale 8-3 e prevede l'esenzione al pagamento della sosta dei residenti ed altre categorie previste con deliberazioni di giunta comunale. Il permesso di sosta gratuita verrà rilasciato alle categorie comprese e per ciò che concerne appunto la tariffazione ordinaria applicata dal lunedì al venerdì con caratteristiche che sono nei giorni feriali in zone con forte vocazione residenziale e un'importante presenza di addetti nelle giornate lavorative. Bisogna riconoscere che la linea di continuità col piano generale del traffico urbano
e segue, diciamo, l'obiettivo principale, che è quello dello scoraggiamento dell'utilizzo del mezzo privato. E il parere che è stato espresso anche dalla Commissione Lavori Pubblici è stato favorevole, anche grazie ai commissari dei tre gruppi di maggioranza, i quali sono stati, insomma, sufficienti per poter dare il parere favorevole da parte della Commissione, per cui auspico che anche il Consiglio si esprima allo stesso modo. Grazie. Grazie Presidente Cofano. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Non ci sono interventi. Consigliere Patrone vuole intervenire? Prego. Prego, prego. A 1,50 euro, quindi da 1 euro andiamo a 1,50 euro sulla tariffa oraria. Io quello che insisto, per me penalizzare di più, sempre di più, gli utenti, chi è costretto ad andare a lavorare con la macchina, che purtroppo ha problemi a prendere il mezzo pubblico, perché succede, mi sembra un'assurdità, come mi sembra un'assurdità ancora oggi, dopo cinque mesi che abbiamo fatto una determinazione dove abbiamo dato in via temporanea e provvisoria, vorrei che l'assessore mi ascoltasse, nonché vicepresidente e promotore del parcheggio a pagamento AGA, vorrei che mi ascoltasse attentamente. Scusa, per favore, prego. Non credo, mi dica l'ultima parola. Ecco, e mi dica quella prima però. Prego, signor Patrone. Quindi non mi sta ascoltando. E allora quello che voglio dire, no? Che poi è normale che la domanda viene spontanea, no? Ma qui noi votiamo delibere, mozioni, ma il provvisorio, ma diventa definitivo qui? Signor Presidente, Vicepresidente, scusi, continuo a chiamarla Presidente, spero che le porti bene. Perché vedete, signor Vicepresidente, io mi rivolgo a lei perché lei è stato il promotore per quanto concerne la sosta a pagamento in alcune zone del nostro municipio. E noi paghiamo, ci servono, non so, è uguale. Lì paghiamo 1 euro e 2 euro e qua paghiamo 1,50 euro l'ora. Soltanto che mentre quell'euro, credo, non so come funziona la striscia blu, se vanno direttamente introito totale al comune oppure anche lì ci sono i 15 centesimi. Perché vede, dare addirittura, qui è sempre per far cassa, perché qua si parla sempre di far cassa e incrementare i mezzi pubblici, perché più aumenti le tariffe e più giustamente devi prendere il mezzo pubblico. Però questa tesi va bene per il centro storico, perché si sposta dalla periferia al centro storico. Dobbiamo evitare il traffico e pertanto giustamente che facciamo? Aumentiamo la tariffa in modo, togliamo i 4 euro, togliamo quello che ci pare, però non va bene le periferie, perché mettere una tariffa, aumentare una tariffa in periferia non è che incrementi a prendere il posto auto, l'auto, perché chi viene, ora le faccio un esempio, da Gregna Sant'Andrea e deve andare alla Nagnina a prendere il mezzo pubblico è costretto a pagare da un euro, se non erro, non ricordo bene, ma da 1 euro a 1,50 euro, 2 euro al giorno. Dice, beh, non è niente, 2 euro che sono? Sono 2 euro sono 10 euro a settimana, 40 euro al mese, mettiamoci 30-35 euro di abbonamento, mettiamoci quel poco di benzina, io alzarmi la mattina significa che per andare a lavorare spendo 100 euro. Quindi può anche andare bene l'aumento della striscia blu al centro di Roma, per carità, ma non può andare il centro blu e la striscia blu nelle periferie, in prossimità dei parcheggi di scambio in particolar modo, perché ripeto, noi prendiamo 15 centesimi, signor Vicepresidente, 15 centesimi al giorno per un totale
di 4.137 posti tariffati, prendiamo 15 centesimi al giorno. Ma non vi vergognate quando, cioè, ma quando io ho fatto l'intervento e ho detto che era una vergogna, 15 centesimi al giorno, ma voi, ma un attimo a guardarvi allo specchio e a dire ma io mi vergogno per dire adesso aumento da un euro a 1,50 euro, però non mi vergogno di mettere 15 centesimi a stallo e prendo dai cittadini 1,52 euro al giorno a stallo. Oh, cioè a noi ci entrano 15 centesimi? Noi entrano 15 centesimi e ne prendono 2 euro al giorno. E nessuno, dopo 5 mesi, caro Presidente Fantino, dopo 5 mesi in via temporanea, perché la DD parla chiaro, in via temporanea, 5 mesi e non vedo i bandi. L'AGA credo che non entri. È una striscia blu. Ho detto, va bene l'aumento al centro di Roma, va bene perché incremento, io se voglio andare con la macchina, so che devo andare al centro di Roma, ok, prendo la metro, vado al centro di Roma, prendo la macchina, mi fermo, parcheggio e so che pago 1,50 euro. Ma pagare 1 euro, 2 euro in periferia e costringermi a prendere i mezzi, ma non mi costringi più, mi costringi a prendere la macchina, ma mi freghi due volte, mi freghi prima perché mi costringi a prendere la macchina e poi se prendo la macchina per non pagare 2 euro, perché lì costano 2 euro al giorno, vado al centro di Roma e devo pagare 1,50 euro. Allora dico, e l'ho detto prima con i passi carabili, ma sto municipio riesce a fare cassa oppure riesce soltanto a mettere le tasse dove vuole? Signor Presidente, le tasse non le mette lei, ha ragione, ma come fa lei, signor Presidente, e mi dispiace, evidentemente non è stata attenta quando l'ho detto, ma se io le dico, signor Presidente, che noi non riusciamo a individuare i passi carabili dove prendiamo l'introito principale che entra nel municipio, quindi sono soldi che vanno al municipio, se noi continuiamo a dare 4.000 stalli settimanali e percepiamo 15 centesimi a stallo dalla ditta, dalla cooperativa, ma non è una vergogna, signor Presidente? Perché è una vergogna, io mi vergognerei di dire io ho affittato quel posto auto a 15 centesimi al giorno e quello ne prende 30 al giorno, perché se ci vanno 30 macchine lui prenderà 60 euro e a noi ci dà 15 centesimi. Ma scusate, ma questo non vi viene niente per mente? Oppure fate finta di niente? Perché signor Presidente Morgia, la prima è passata 5 anni fa, la seconda è passata nonostante io mi sono opposto, ma dopo 5 mesi ancora siamo qui che ancora non procediamo al bando di gara e c'è la gente che si sta lamentando. Lei lo sa che i comitati di quartiere hanno fatto la denuncia alla Procura della Repubblica perché questo non è possibile? Penso che lo sappia, penso che qualcuno in campagna elettorale ha anche detto io li toglierò, farò il possibile, faremo. Non è così, non state facendo nulla, nonostante c'è una diffida fatta dal sottoscritto con una risposta fatta dagli uffici, perché dopo quando arriveremo all'interrogazione sarò ancora più duro, signor Presidente. Comunque detto questo, noi siamo contrari, perché non è il modo questo di aumentare, ma i soldi escono dai cittadini, ragazzi. Cioè è vero che Renzi ha dato 80 euro, ma non è che vi riprendete così gli 80 euro aumentando 50 da una parte e 10 centesimi da un'altra e 7 euro da un'altra. Cioè, signori miei, datemi una calmata, guardate dentro casa vostra quello che sta succedendo. Io lo ridico un'altra volta, ci sono più di 1.000 passi carabili abusivi che non pagano la tassa. Sono soldi per il municipio, la Corte dei Conti dovrebbe indagare per quale motivo non vengono individuati e non vengono messi a tariffa i passi carabili. Che cosa fa il Presidente della Giunta? Che cosa fa il Vicepresidente? Che cosa fa l'Assessore? Questo ci dobbiamo chiedere. Come ci dobbiamo chiedere
come abbiamo fatto dopo 5 mesi, che ancora non riusciamo a mettere a bando, non dico tutte le aree dell'AGA, non dico, ma almeno due, almeno un'area, una, e togliere finalmente e definitivamente la sosta tarifata in prossimità del termine Anagnina, che è considerato parcheggio di scambio. Questo sia ben chiaro, perché adesso ho presentato l'interrogazione, dopo andremo oltre, perché 5 mesi temporanei stanno diventando definitivi come all'altra consigliatura. Temporaneamente è durato 5 anni. Il temporaneo non è un appalto, non è una licitazione privata o una trattativa privata. Il temporaneo significa il tempo necessario per procedere all'indizione di un bando di gara. Il tempo necessario. Ok? Vogliamo contro. Allora, altri interventi? Non ci sono. Dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego. 3 minuti. Sì, ne prenderò meno come al solito. Noi voteremo contrario a questa proposta perché riteniamo che sarebbe perseguibile, ma solamente se avessimo un servizio. Se avessimo un servizio pubblico adeguato e in linea con gli altri capitali europee. Il servizio pubblico che offre la città di Roma è penoso, vergognoso, ed è il motivo per cui molti cittadini prendono l'auto. Adesso vogliamo costringere i cittadini a entrare su delle metropolitane stracolme a rischio della loro incolumità, perché questo succede, ad asfissia sui bus, perché questo succede veramente, e frattempo sopprimiamo linee di bus. Quindi togliamo i servizi, però diciamo venite a piedi praticamente, perché se alcune aree non sono raggiunte da linee di bus non puoi prendere la macchina, non puoi andare in centro, meglio se vuoi andare in centro ti costerà 20 euro al giorno magari, perché sono state sospese le agevolazioni mensili e giornaliere. Quindi ci vediamo costretti a votare contrari, perché se è stato fatto un PGTU che possiamo condividere, è stata fatta una scelta, come dice la Giunta, per agevolare il servizio pubblico, ma il servizio pubblico non c'è. Tutto qui. Grazie consigliere Coglia. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, la delibera è approvata con 13 voti a favore e 8 contrari. Passiamo al punto numero 7, proposta numero 59, approvazione piano regolatore impianti pubblicitari. Come ho detto prima, su questo c'è un emendamento a firma della Presidente della Commissione. Adesso facciamo la discussione sulla proposta generale e poi passiamo all'emendamento. Prego, Presidente della Commissione. Presidente, chiedo cortesemente una sospensione di 10 minuti del Consiglio, perché ho elaborato l'emendamento all'ultimo momento, vorrei discuterne con il mio gruppo. Ah, no, con noi. Anche con i capigruppo di tutto il Consiglio, certo. Vabbè, proposta accolta. Allora, c'è stata la presentazione della proposta di delibera, quindi c'è la discussione generale sulla delibera, poi illustriamo l'emendamento. Allora, interventi nel merito della discussione generale?
siamo alla 59. Bene, la Presidente l'ha presentata. Sì, no, non l'hai presentata. Mi sono perso un passaggio. Allora, prego Presidente, illustri la proposta. Grazie Presidente. Allora, questa proposta 59 riguarda il regolamento sugli impianti pubblicitari e si propone appunto di mettere ordine nell'ambito della cartellonistica pubblicitaria, ormai giunto a costituire una vera e propria giungla in questi ultimi anni. E, diciamo che questo nuovo regolamento è stato il frutto di un lungo lavoro da parte di Equa Roma, del servizio affissioni e pubblicità, degli enti preposti alla tutela ambientale, evasia giustica e territoriale, del patrimonio storico artistico e del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. E non possiamo non posso non citare anche il contributo dato dai cittadini che sono stati coinvolti in un percorso partecipativo avviato nell'ottobre 2013 dalla Commissione Capitolina Commercio. E quindi a seguito di tutto questo lungo lavoro si è arrivati alla formulazione di questo nuovo piano regolatore, che è costituito da una relazione, da norme tecniche di attuazione e da tavole di piano. È molto ben specificato. Noi abbiamo esaminato in commissione questo regolamento, ne abbiamo parlato sappiamo che in seguito all'approvazione del regolamento si dovrà provvedere alla redazione dei piani di localizzazione. Questi piani di localizzazione saranno fatti a cura di Roma Capitale e dei municipi, limitatamente alle aree ricadenti nei territori di propria competenza. Dunque dicevo che è stata appunto esaminata in commissione ed è stata, dopo una lunga discussione, è stata approvata con un parere favorevole a maggioranza. Grazie. Grazie a lei. Allora apriamo la discussione. Consigliere Daltaca, prego. Grazie Presidente. Soltanto io ero presente in commissione, quindi ho partecipato alla discussione in merito a questa proposta per un nuovo piano regolatore degli impianti pubblicitari e insomma come lista civica non possiamo che esprimere una grande soddisfazione per questo strumento che finalmente arriva a Roma dopo anni in cui tutti da ogni parte e insomma credo di poter dire tutte le forze politiche chiedevano una regolarizzazione di questo ambito e che si pervenisse ad una messa a norma di tutto il comparto degli impianti pubblicitari, un comparto che è martoriato da un alto tasso di abusivismo e di irregolarità. In questo senso ne abbiamo parlato più volte in consiglio. Finalmente arriva uno strumento che esce fuori da un percorso anche partecipato, che quindi ha visto il contributo e l'apporto della cittadinanza, dei cittadini, dei comitati attivi in questo senso. Quindi noi esprimiamo in questo senso una grande soddisfazione e mi auguro che non ci siano problemi dalle altre forze politiche ad approvare questo strumento che porterà sicuramente ad un maggior decoro e ordine e regolarità sulle nostre strade e sui nostri marciapiedi. Grazie. Grazie consigliere Daltaca. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Scusate. Allora, dichiarazione di voto. Consigliere Giuliano, prego. 3 minuti. Allora, consigliere Giuliano, mi sono sbagliato, scusi un attimo. Non possiamo procedere alla dichiarazione di voto ancora. C'è un emendamento, dopo chiusa la discussione generale. Va illustrato e discusso e votato l'emendamento. Prego, consigliera Caccamo. Sì, allora questo regolamento divide il territorio di Roma Capitale in zona A, zona B. La zona A include aree più centrali e la zona B, divisa poi in sottozone B1, B2, B3, racchiude le aree che si trovano esternamente al tracciato delle mura
la sottozona B2 all'interno del tracciato anello ferroviario e il quartiere dell'Eur. Invece la sottozona B3 comprende tutte le aree restanti esterne al tracciato dell'anello ferroviario e al quartiere dell'Eur. E il nostro municipio appartiene alle sottozone B2 e B3. Poi, oltre alla divisione in sottozone, abbiamo una suddivisione in ambiti. Nell'ambito territoriale abbiamo una indicazione della superficie massima, superficie massima da destinare agli impianti pubblicitari. Questi ambiti territoriali hanno un'ulteriore suddivisione. Abbiamo una specifica di aree espresse in metri quadri da destinare, una superficie da destinare agli impianti da attribuire a privati, impianti da attribuire per le pubbliche affissioni, impianti pubblicitari di servizio, impianti di proprietà privata o pubblica non comunale, impianti da collocare nei mercati rionali. L'emendamento che io ho presentato propone di una variazione di superficie e uno spostamento nello specifico. Si propone di aumentare la superficie degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni a scapito della superficie da destinare ai privati. Questo giustificato dal fatto dell'importanza di rendere sempre più trasparente l'attività delle pubbliche amministrazioni e allo stesso tempo di aumentare la partecipazione dei cittadini. Quindi, se noi destiniamo una maggior superficie all'impiantistica pubblicitaria per le pubbliche affissioni, avremo modo di rendere sempre più partecipi i cittadini di quelle che sono le iniziative che si svolgono all'interno delle pubbliche amministrazioni. Sottolineo che la metratura totale rimane invariata, la metratura totale della superficie da destinare a questi due ambiti, e varia in ugual misura, cioè si sottraggono circa 3.500 metri quadri al privato per destinarli alle pubbliche affissioni. Grazie. Grazie, consigliera Cacco. Allora, apriamo la discussione sull'emendamento. Ci sono interventi? Consigliere Giuliano, prego. Diciamo che per quanto riguarda questo emendamento, che alla base contiene ovviamente una lodevole posizionamento in merito a questa tematica, solo che nella positività mi lascia un po' così in dubbio il fatto che bisognerebbe tener conto sempre dell'attività comunque che il privato fa su questo settore, su per questo tipo di lavoro, nel senso che siccome già la delibera di giunta comunale interviene in una forte riduzione, giustamente, e in una regolamentazione, come è stato detto, arrivare poi a decurtare, quindi a spostare ulteriore metratura, non so se appunto può essere a discapito di chi, no? di famiglie che stanno su questo settore, che possa essere un problema in virtù del fatto che già dovranno subire una forte riduzione sulla città di Roma, dovuta quindi sia a questo nuovo piano regolatore, al PRIP, e sia ovviamente all'abusivismo che c'è stato fino ad oggi e che va giustamente tolto e regolamentato. Quindi, per quanto riguarda questo emendamento, mi lascia un po' perplesso, anche se è fine l'intervento, è logico il fatto di poter dare maggiore spazio alla pubblica amministrazione. Si potrebbe quindi aumentare, a prescindere, lo spazio da assegnare alla pubblica amministrazione senza andare a penalizzare la parte privata, che ripeto, nel suo insieme sarà già fortemente ridimensionata. Quindi è giusto mettere in evidenza questo ragionamento, però ricordiamoci che di fronte ad una riorganizzazione generale i numeri sono nettamente al di sotto di quelli che erano,
e quindi togliere ancora a discapito del privato, io metto questa riflessione, potrebbe essere forse una forzatura da poter evitare. Sarebbe giusto richiedere comunque quei 3-4 mila metri quadri che si intendeva spostare, averli in più da Roma, quindi per le pubbliche affissioni, istituzionali, quello che sia, senza andare, no, a toccare quello che diciamo è il discorso privato. E questo potrebbe essere comunque intelligente analizzare, quindi voglio sentire appunto quello che è il ragionamento. Consigliere Sterritano, prego. Sì, brevemente, Presidente. No, per portare anch'io un contributo, questo problema dei cartelloni sono ormai anni che l'assessore De Simone lo affronta. Naturalmente volevo segnalare all'assessore di controllare tutti quegli impianti fatiscenti. Noi andiamo per strada, vediamo impianti con messi male, abusivi, e perciò, però, se in questi impianti servono per informare i cittadini, come nei piccoli paesi si vede che c'è l'ordinanza del Presidente del Consiglio che dice che il giorno X alle ore Y c'è, e c'è il Consiglio e si parla di questo argomento, ritengo, non tanto per tirar fuori Giulia Agricola, è successo tutto quel casino perché non c'è stata la partecipazione giusta, sono stati messi dei cartoloncini pubblicitari così piccoli dentro le cassette che naturalmente il cittadino li prende e li butta senza neanche rendersi conto di quello. Se invece si fosse fatto una bella assemblea pubblica con un cartellone scritto dal Presidente del Municipio, dal Presidente del Consiglio, Consiglio aperto su problema Dix, probabilmente prima di far arrivare sciagalli politici avremmo fatto una cosa per bene. Invece è successo che non abbiamo fatto niente, ma non perché il PUP non era giusto, è stato fatto perché non è stata informata bene la cittadinanza. Ecco, se questi PUP e se questi benedetti cartelloni pubblicitari possono servire a informare il cittadino, più cose servono, si usano per informare la cittadinanza, mi piacerebbe vedere come succede in quei piccoli centri che davanti alla scuola, davanti al supermercato, oltre a vedere le offerte, vediamo le proposte che fanno l'ordine del giorno composto. Primo punto comunicazione del secondo punto ordine del giorno. Io penso che avremo più partecipazione in consiglio e avremo più partecipazione che i cittadini si rendono conto che facciamo qualcosa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Sterritano. Non ci sono altri interventi. Ha chiesto di intervenire l'assessore. Prego, De Simoni. Ma no, solo brevemente per l'esposizione è già stata fatta in modo esaustivo dalla Presidente della Commissione Caccamo, e solo per dire che questo intervento di piano regolatore degli impianti pubblicitari è un intervento che si attendeva e che ovviamente punta a mettere ordine in un settore che ha conosciuto periodi abbastanza selvaggi, caotici, in cui non si aveva, come è stato detto anche in qualche intervento, non si aveva conoscenza di un criterio logico che fosse il riferimento di chi fa questo mestiere, in modo, per carità, assolutamente legittimo. E quindi questo è un intervento che ci consentirà di cominciare a ragionare in termini di criteri, con il rispetto che è stato stabilito per i vari ambiti territoriali, perché il punto centrale di questo piano regolatore è proprio la pianificazione, quindi un occhio al territorio. L'ultima considerazione è che ovviamente la funzione di questi impianti pubblicitari, la funzione primaria è quella di informare, di comunicare, e nella comunicazione ovviamente è importante dare spazio alla comunicazione pubblicitaria, ma anche alla comunicazione che riguarda i problemi della cittadinanza, quindi il vivere quotidiano, informare i cittadini ciò che accade nel loro municipio, il lavoro che viene svolto dagli enti istituzionali e anche quello che può accadere sotto casa, come veniva ricordato. Quindi utilizzare anche questa forma di comunicazione per informare e mantenere un rapporto un po' più diretto con i cittadini. Grazie. Grazie, assessore De Simoni. Allora, non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto sull'emendamento. Consigliere Giuliano, prego.
Allora, in questi pochi secondi pensavo che ci fosse qualche intervento maggiore di qualche consigliere per cercare di chiarirci un pochettino se era utile aumentare la superficie che ritengo sia giusto avere per l'informativa e per la parte di pubblica istituzione, però avrei preferito che ci fosse qualche altro intervento per capire se era giusto toglierlo al privato o chiedere un aumento a prescindere per lo spazio pubblicitario per le pubbliche, per la pubblica amministrazione e quant'altro. Non mi sembra che questo ci sia stato, quindi capisco che c'è ovviamente una linea in questo senso, e per quanto riguarda nell'incertezza non vorrei essere quello che appunto va a danneggiare qualche struttura appunto che di questo lavoro ne fa una questione insomma di vita. Possono essere pochi o tanti, 3.000 e 4.000 metri quadri, io mi sarei battuto per averne di più a prescindere per la parte pubblica, non togliendo già quello che è stato fatto tanto per il privato, però non ho capito niente in questo senso e quindi ci sarà un'astensione da parte nostra. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Coglia, prego. Voteremo favorevole a questa proposta perché finalmente disciplina e crea un piano regolatore di impianti pubblicitari, come avevamo anche chiesto insieme alla comunità territoriale, degli interventi, perché c'è molto abusivismo, ci sono parecchie cose da sanare, ci sono poi un degrado diffuso di cui si è parlato marginalmente e la cittadinanza va un pochino rieducata alla legalità in merito alle affuzioni. Questo vale sia per i singoli che per i gruppi e le associazioni minori, che per i gruppi politici e che per i privati che usano cartelloni abusivi o li usano impropriamente. Siamo favorevoli a questo perché è la disciplina. Poi vedremo invece nel dettaglio la 61, che è ben altra cosa e contiene alcune indicazioni che non ci vedono favorevoli. Grazie. Grazie consigliere Coglia. Altre dichiarazioni di voto? È giusto che vengo prima io. Dichiarazione di voto per il PD, prego Sterità. Sì, grazie Presidente. No, io solamente per dare il parere favorevole della Commissione, ma mi riservo, Presidente e Assessore, di fare un controllo se ancora rimarremo qui fra 6 mesi, perché non è sicuro, e perciò però controlleremo. E vi prego, Assessore, di prevedere al più presto un consiglio aperto sui vigili urbani, perché l'ufficio di vigili urbani, affezione e pubblicità, ci hanno solamente 2 vigili urbani di un territorio così vasto, Assessore, perciò il nostro indirizzo e controllo poi avverrà. Grazie, perciò è favorevole. Signor Matrono, lo prego. Consigliere Seridano, il partito maggioritario dovrebbe fare l'intervento per ultimo, non prima. E allora questo, lei non lo dovrebbe fare. Questa è tecnica. Lei non lo dovrebbe fare. Presidente, gli tolga la parola. Lo sto facendo io, ma lo doveva fare lei, l'ultimo, la chiusura. Dunque, noi, come già avevamo manifestato le nostre perplessità su quei numeri, in commissione credo ci siamo astenuti per valutare in consiglio quello che dovevamo fare, perché ci sembrava che c'era una disparità tra impianti pubblici e impianti privati. Quindi accogliamo giustamente l'emendamento della Presidente della Commissione, che ha riportato un po', ha aggiustato un po' i numeri. Pertanto, senza dilungarsi troppo, perché vedo che il Presidente già mi guarda storto perché stiamo andando troppo oltre, votiamo favorevole. Grazie. Allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione l'emendamento. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Giuliano.
Allora, 22 voti a favore, l'astensione del consigliere Giuliano, l'emendamento è approvato. Presidente. Passiamo alla dichiarazione di voto della proposta di delibera. Ci sono dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera? No, Presidente, posso fare soltanto un'informazione? Per sapere prego. Com'era il proseguo dei programmi dei lavori in base a... Io penso molti di noi ci hanno degli impegni per capire come organizzarsi, se si fa tutto entro oggi. Io credo che possiamo andare e concludere oggi. Allora, dichiarazione di voto sulla proposta di delibera. Consigliere Giuliano, prego. Allora, volevo insomma intervenire sulla proposta, se interessa ovviamente cercare di dare questo un contributo. Allora, per quanto riguarda ovviamente l'emendamento, mi è preso lo scrupolo di capire se era giusto o meno ridurre al privato e spostare nel pubblico, visto che, lo ricordo a tutti, ovviamente il PRIP prevede già più del 50% della riduzione degli spazi pubblicitari a Roma, che giustamente serve per regolamentare quelli che erano abusivi, quelli che erano non strumentali, quelli che erano stati ovviamente installati senza una giusta autorizzazione. Questo va bene, infatti da questo punto di vista ci troviamo d'accordo, anche Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale è d'accordo, in quanto solo la città di Roma comprendeva uno spazio, una superficie diciamo adibita alla parte pubblicitaria enorme. Faccio esempio che la città di Milano, anche se ovviamente è la metà di quella di Roma, anche dal punto di vista degli abitanti, però contiene un terzo di quello che era lo spazio pubblicitario adibito diciamo alla pubblicità stessa. Quindi significa che a Roma c'era troppo e messo male. Quindi ben venga questo piano regolatore, ben venga appunto che si possa rimodulare, però per il discorso, visto che c'è stata già una forte riduzione e una suddivisione mirata per la parte pubblica e la parte privata, quindi la mia astensione, per chi non l'ha capito prima, era con il punto interrogativo se poteva essere giusto o meno ulteriormente ridurre quello che già è stato notevolmente diminuito dalla delibera di giunta. Però per quanto riguarda l'impostazione che ci siamo dati a livello commissione, a livello comunque di indirizzo politico, ci trova d'accordo, perché finalmente, se questa cosa verrà portata a termine, ricordo che è una delibera di giunta comunale, quindi dovrà essere discussa in consiglio comunale, quindi se questa viene portata a termine come è stata diciamo creata, potrebbe essere finalmente un strumento che come piano regolatore può fare la differenza in una città come la nostra. Quindi da questo punto di vista siamo d'accordo come Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale. Grazie consigliere Giuliano. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla delibera? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Presidente, posso? La delibera approvata all'unanimità con 23 voti a favore. Grazie. Allora. Consigliere Coglia, prego. Presidente, visto che sentiti molti consiglieri ci sono degli impegni di altro natura che purtroppo vincolano le persone, propongo di mettere a votazione la prosecuzione oppure la prosecuzione domattina della discussione per la delibera, la proposta 61 e la 55 del bilancio.
ha fatto una richiesta legittima, però io credo che abbiamo lavorato parecchio, mancano soltanto due punti, credo che possiamo benissimo, però io volevo sentire questa tua richiesta, volevo sentire un attimo gli altri capigruppo in maniera veloce. Io personalmente sono per continuare e portare a conclusione il consiglio. Sentiamo gli altri capigruppo, vabbè, possiamo anche fare in aula, non è un problema. Allora, i capigruppo che sono, facciamo per alzare le mani così, i capigruppo sono d'accordo a concludere oggi i lavori. Per il PD, per concludere oggi i lavori, i capigruppo sono d'accordo a concludere oggi i lavori. Chi è invece per rimandare a domani i lavori? Come capigruppo stiamo parlando, Capigruppo. Non si conta con 4-3, si conta in base alla consistenza dei consiglieri, come no? Si conta in base alla consistenza. Però Presidente, visto che c'è un'interpretazione diversa, facciamo votare il consiglio. Allora, vota il consiglio. Chi è per continuare i lavori oggi, alza la mano, per favore. Chi invece, giù le mani, chi vuole rimandare a domani i lavori? Credo che i cittadini e i consiglieri hanno risposto. Ci tengo a ribadire, Presidente, che avrebbe dovuto chiudere il consiglio, fare la riunione di capigruppo e riunire il capigruppo noi davanti a tutti. Continuiamo. Allora, proposta numero 61. Chi è che la presenta? Consigliera Caccomo, prego. Allora, questo è il regolamento che riguarda norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni. Scusate. Chi è che c'ha il microfono acceso? Consigliera Caccamo, vada avanti, per favore. Prego. Se chiede il numero legale deve stare dentro. Nelle due l'una. Terzo il mandato. Allora, scusate. Scusate. Allora, quanti siamo? 13 con il consigliere Coia, quindi la maggioranza è per continuare. Allora, scusate. Per favore, facciamo la verifica? Allora. Fantino. Belisario. Benassi. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Sì, intanto lo contiamo. Cofano. Coia. Coia. Coia è il numero legale, quindi è presente. Quindi c'è. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. La Notte. Presente, ha detto. Lelli. Non c'è. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Chi siamo?
14 consiglieri presenti, quindi la verifica, il numero legale c'è, possiamo continuare. Consigliera Caccamo, prego, presenti la proposta. Allora, l'ultima regolamentazione riguardante l'esposizione di pubblicità e pubblica affissione risale alla delibera 37 del marzo 2009. Nel frattempo sono intervenute nuove normative statali e sovranazionali, tra l'altro che obbligano a una pianificazione da attuarsi a mezzo procedure di evidenza pubblica, oltre a una naturale modificazione dello stato dei luoghi e della viabilità, per cui si è reso necessario elaborare un nuovo regolamento. Dunque, questo regolamento si occupa e stabilisce le distanze da rispettare tra l'esposizione di un cartellone e l'altro, indica i mezzi pubblicitari che sono ammessi e quelli che sono vietati, indica l'estensione massima di esposizione pubblicitaria, ripartisce le superfici dei mezzi pubblicitari e indica le procedure di rilascio delle autorizzazioni e la durata delle stesse. Dunque, anche questo regolamento è stato discusso ampiamente in commissione. Su questo regolamento sono state presentate delle osservazioni, però tra queste soltanto una ha avuto il parere favorevole della commissione e riguarda l'articolo 12 bis. Scusate, vado a prenderlo. Dunque, articolo 12 bis, dove dice: contenuto del messaggio pubblicitario, è vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto presenti stereotipi di genere o che inciti al sessismo e alla violenza. La Commissione ha ritenuto opportuno e utile indicare, inoltre, aggiungere al razzismo o comunque lesivi dell'etica. Questo emendamento, dicevo, è stato approvato dalla Commissione. Poi sono giunte delle osservazioni anche da parte della Giunta del Municipio e anche queste sono state recepite favorevolmente dalla Commissione. Una riguarda l'articolo 4,2. Allora, l'articolo 4,2. Alla lettera, dunque, il comma 2 parla di quali mezzi pubblicitari sono vietati e la Giunta ha ritenuto opportuno aggiungere al comma 2 la lettera I, che inserisce tra i mezzi vietati anche striscioni in PVC e similari. Questa osservazione, dicevo, è stata recepita favorevolmente dalla Commissione. Inoltre è stata presentata un'altra osservazione sempre dalla Giunta su suggerimento degli uffici che chiede una maggiore specificazione per quanto riguarda le competenze che vanno in capo al Dipartimento rispetto a quelle che vanno in capo al Municipio, perché evidentemente gli uffici hanno ritenuto questo regolamento non sufficientemente chiaro lì dove distingue le competenze tra il Municipio e il Dipartimento centrale, per cui si è voluto chiedere questa ulteriore specifica e questa osservazione è stata ricepita favorevolmente anche dalla Commissione. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Allora, apriamo la discussione. Consigliere Matrona ha chiesto su questo punto di intervenire ai sensi del regolamento per 30 minuti. Consigliere Matrona, la prego. Consigliere Matrona, non c'è? No, non c'è. Allora, cosa non si può fare su questo punto? No, prima dell'inizio della discussione. Allora, scusate, consigliere Matrona, là? Non c'è? Allora, andiamo avanti. Allora, altri interventi? Non ci sono. Passiamo, scusate, per favore, scusate, ma che stiamo al mercato? Per favore, allora, per favore,
Allora, chi ha chiesto di intervenire? Consigliere Coglia, prego. Grazie. Allora. No, discussione. Allora, ho chiesto la cortesia, posso? Avevo chiesto la cortesia al Partito Democratico di essere democratico. Purtroppo abbiamo visto che così non è. E allora, non ho capito questo riferimento alla democrazia del Partito Democratico. C'è stata una violazione del regolamento prima. Non le posso permettere queste considerazioni. Grazie. È stata fatta una votazione per capigruppo prima e poi dopo è stata annullata la votazione per capigruppo e chiesta una votazione del consigliere. Ma lei doveva richiedere la riunione dei capigruppo, non dirlo in consiglio, consigliere Coglia. Ha capito? Lo deve chiedere in consiglio. Lei non sta parlando, signor Stelitano. Nessuno le ha dato la parola. Se siete Partito Democratico e amate la discussione, volete sentire anche l'opinione della minoranza, così non è stato, non l'avete voluta ascoltare. Ok? Questo sto dicendo. Ora, in merito alla proposta 61, avevo proposto in commissione 3 emendamenti, del quale uno è passato, quella sul razzismo, che ovviamente, e ringrazio comunque gli altri membri che ha riscosso, come dire, il favore della maggioranza dei commissari, ma ci sono anche altre, a differenza della 59 che è un piano regolatore, ci sono dei punti oscuri negli altri due emendamenti che avevo proposto che mi hanno lasciato perplesso e ribadisco qui in aula. Alla pagina 8, articolo 6,1 ter, si dice che le esposizioni pubblicitarie in deroga ai limiti in cui al presente articolo, nonché alle zonizzazioni, sono determinate mediante l'approvazione. Signor Coglia, un attimo solo, per favore, un attimo di silenzio, grazie. Prego. Mediante l'approvazione di progetti specifici da parte della Giunta Capitolina, in deroga ai limiti. Allora, io dico, è stato fatto un ottimo piano regolatore per far andare la Giunta in deroga a questo piano. E ho proposto un emendamento perché non, così non deve essere. Semplicemente, e mi pare anche questo sinonimo di democrazia. Poi l'altro emendamento che avevo proposto era relativo, no, non mi sono stati concessi, a un'altra deroga, se vogliamo, a pagina 16 dell'articolo 20. Si parla di limiti, criteri per la redazione del piano regolatore degli impianti e mezzi pubblicitari. Poi dice a metà pagina, non sono soggetti a limiti predeterminati di formato gli impianti indicati all'articolo 4,C1, lettera E, I e Q. Quindi facciamo sempre questo piano bellissimo, perfetto, e poi permettiamo a terrazzi, ponteggi, recinzioni di cantiere, di andare, non ci sono limiti. Mi sembra ovvio che ci debbano essere dei limiti, o vogliamo creare degli impianti di 1000 metri quadri sopra i palazzi come ce l'abbiamo qui a Piazza Cinecittà, che ci sono contrari al codice della strada, distraggono e creano incidenti. Questo in merito alla delibera 61, poi parlerò per mezz'ora sulla 55 perché amate stare qui. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta 61. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Allora, la delibera è approvata con 13 voti a favore, 7 contrari, nessuno astenuto. Del giorno. Proposta numero 55, bilancio previsionale annuale 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, relazione previsionale e programmatica, piano degli investimenti 2014-2016. Prima di dare la parola al... Prima di dare la parola al Presidente della Commissione, volevo far presente al Consiglio, sono pervenute su questo punto richieste di intervento per 30 minuti, però il consigliere Giuliano e il consigliere Ciccone si devono mettere d'accordo, uno dei due può parlare per 30 minuti, è perché il regolamento parla uno per gruppo. Sul regolamento? Adesso decide il regolamento. Allora, credo che sia abbastanza chiaro. No, non mi sbaglio. Vediamo un po'. Va bene? Mi sono sbagliato io. Io ammetto, consigliere Cerconi, sono onesto con me stesso, ho ammesso di aver sbagliato. Quello si riferiva agli emendamenti. Ecco. Allora, dicevo, c'ho la richiesta di interventi per 30 minuti da parte dei consiglieri Giuliano, Lozzi, Cerconi, Matronola e... che accoglie questo consigliere Coglia. Allora, intanto allora su questo punto c'ho la presentazione di tre ordini del giorno, il consigliere Tutino, poi c'è un emendamento, allora due ordini del giorno e un emendamento. Gli ordini del giorno sono a firma di consigliere Tutino e uno di Laldaca, come presidente della commissione, sottoscritto dai componenti della commissione. E poi, no? Sì. E un emendamento a firma dei consiglieri Lozzi e Coglie, sui quali poi il direttore ha espresso le proprie osservazioni. Allora, adesso intanto partiamo con la presentazione della proposta di bilancio. Prego, consigliere Laldaca. Allora, prego. Presidente, colleghi assessori, consiglieri, sono passati 5 mesi dall'approvazione del bilancio 2013, che come ben sappiamo è stato approvato soltanto a dicembre, e oggi siamo di nuovo in aula per discutere e mi auguro per approvare il bilancio previsionale 2014. Non mi soffermerò a spiegare le difficoltà economiche dell'intero Paese che sono sotto gli occhi di tutti e che come ovvio investono in modo determinante anche la capitale d'Italia. Un esempio per tutti il blocco del patto di stabilità, che incide pesantemente sulla gestione del bilancio degli enti locali, che non possono impegnare e spendere le risorse che pure riescono ad allocare in bilancio, con pesanti conseguenze sulla tenuta dei servizi sociali, della manutenzione stradale, sul funzionamento quotidiano di asili e scuole. La grande battaglia di questa amministrazione oggi è di invertire la rotta rispetto al passato, di creare un meccanismo virtuoso di gestione delle entrate e delle uscite e di interrompere quel meccanismo pericolosissimo che purtroppo ha guidato nella scorsa amministrazione le politiche di bilancio, cioè l'aumento delle spese indiscriminato e ingiustificato. Oggi, con il primo vero bilancio della nuova giunta capitolina, si inizia un percorso centrato sulla serietà, sulla razionalizzazione delle spese, senza però che questo vada ad incidere sulla qualità della vita dei cittadini. Non possiamo evidentemente dimenticare che nel 2008, all'inizio dell'insediamento della Giunta Alemanno, il debito storico di Roma Capitale venne trasferito sulla gestione commissariale, annullando di fatto il debito corrente del Comune. Ecco, partendo dall'azzeramento del debito, la precedente Giunta ha accumulato in 5 anni di governo di questa città 1,4 miliardi di euro di debiti,
che oggi la Giunta Marino ha deciso di affrontare in modo diretto e strutturale. La riduzione della spesa improduttiva, una migliore riorganizzazione delle aziende a partecipazione comunale, la razionalizzazione della spesa, l'efficientamento della macchina amministrativa e un rinnovato sforzo per la riscossione delle entrate. Ecco i pilastri su cui è improntata la politica di bilancio di questa amministrazione. Di particolare importanza è il riordino delle società partecipate. Recependo le indicazioni della legge di stabilità 2014, per cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate della pubblica amministrazione concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, si implementerà l'azione per il contenimento della spesa ed una gestione sempre più virtuosa nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità. Razionalizzare però non vuol dire snaturare la mission delle aziende di servizio pubblico, che dovranno certamente essere risanate, ma che non verranno mai meno alla loro vocazione pubblica al servizio dei cittadini romani. Si è poi imposta una scelta dura, cioè la riduzione del 14% circa della spesa corrente, che passa da 5,6 miliardi a 4,8 miliardi di euro e che ricade quasi esclusivamente sui dipartimenti e sull'amministrazione centrale. Roma Capitale, in altri termini, decide di mantenere invariati i bilanci dei municipi rispetto all'assestato 2013 e questa è una scelta politica chiara, un'inversione di rotta evidente rispetto agli anni scorsi, anni nei quali i bilanci dei municipi si sono progressivamente assottigliati. Oggi il Comune decide di mantenere invariata la spesa corrente dei municipi e dopo anni, questo credo sia un elemento assolutamente positivo sotto gli occhi di tutti, il ripristino del piano investimenti. La spesa in conto capitale infatti passa da 566 milioni a 1 miliardo e 34 milioni di euro, con incremento di quasi il 50%. Questo significa che accanto al contenimento della spesa corrente, Roma Capitale torna ad investire per uscire dalla fase emergenziale e per effettuare nuovamente interventi strutturali. Non tagliare il bilancio degli enti territoriali vuol dire mettere al primo posto, anche in un quadro di rientro del debito, le necessità e i bisogni della città, la richiesta di tutele sociali, la manutenzione quotidiana di strade e scuole. Vuol dire insomma ridare centralità ai cittadini. È evidente a tutti che non stiamo parlando di un bilancio perfetto, privo di problemi o di criticità, ma abbiamo l'orgoglio oggi di dire che questo è un bilancio di serietà, un bilancio che affronta la crisi in termini strutturali. Possiamo con convinzione affermare che così come siamo in grado di assumere tutte le responsabilità che derivano dall'essere la capitale d'Italia, allo stesso modo abbiamo la credibilità e la forza per affermare il ruolo decisivo che la capitale svolge nel contesto nazionale e che è giusto che ci venga riconosciuto. Con questo progetto di bilancio saremo in grado di affrontare il 2014 mantenendo lo standard dei servizi sociali sui livelli dello scorso anno, provvedendo alla manutenzione ordinaria di scuole e strade e garantendo la tenuta sociale del territorio. Ovviamente sappiamo perfettamente che, soprattutto per quanto riguarda i servizi sociali, servirebbero più risorse per scorrere le graduatorie, aumentare le persone in assistenza e per garantire maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi. Oggi però le criticità di bilancio nascono dal blocco del patto di stabilità, che non riguarda soltanto Roma, ma che ovviamente nella capitale del paese si manifesta in tutta la sua evidenza. Oggi approviamo un bilancio evidentemente provvisorio, necessario però per poter presentare nei tempi stabiliti dalla legge il piano di rientro del debito e per poter chiedere con maggior forza e credibilità l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità, che oggi di fatto bloccano l'amministrazione. La legge 68 del 2 maggio 2014 stabilisce entro il 4 luglio i termini per la presentazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per l'equilibrio strutturale di bilancio. Dopo la sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma Capitale adotterà le conseguenti variazioni di bilancio in coerenza con tale piano. Questa fase di assestamento del bilancio sarà il vero e proprio bilancio di questo comune e di questo municipio. Insomma, possiamo dire che questo è il primo tempo di una partita che si gioca non solo in casa nell'amministrazione capitolina, ma che si gioca su un terreno molto più vasto, che è quello della trattativa centrale. La domanda che
che noi oggi ci dobbiamo porre è come ci presentiamo a questo appuntamento decisivo. Beh, noi ci presentiamo e ci dobbiamo presentare con la certezza di aver posto in essere tutte quelle iniziative per la razionalizzazione e l'efficientamento della macchina amministrativa che sole ci permetteranno di chiedere e di ottenere il superamento dei vincoli e con la certezza che il rigore dei conti andrà a tutela del servizio pubblico e non a suo discapito. Veniamo però al municipio Roma 7 e vediamo com'è la situazione. Allora, la spesa corrente stanziata per il 2014 resta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. Al netto di 1,5 milioni di 1,5 milioni euro presenti nel bilancio 2013 per il finanziamento delle somme urgenze. Lo stanziamento totale oggi ammonta a 16,898 milioni euro, di cui ad oggi risulta già impegnato il 59%. A fronte di tale spesa si prevedono entrate correnti per 17,195 milioni euro. Si evidenzia il notevole incremento della spesa per gli investimenti dopo alcuni anni di assenza di stanziamenti in conto capitale. Il totale della previsione per opere pubbliche è pari a 2,821 milioni euro, di cui 2,500 milioni destinati alla manutenzione straordinaria a strade. Gli stanziamenti assegnati permettono di mantenere l'attuale livello di servizi sociali, di garantire la manutenzione ordinaria di strade ed edifici e di programmare anche la manutenzione straordinaria. Certo, oggi dobbiamo dircelo, non possiamo registrare la possibilità di implementazione, tuttavia non possiamo trascurare i vincoli imposti dalla situazione economica generale e dalla necessità di riequilibrare i conti di Roma Capitale, ma come abbiamo già messo in evidenza per il Comune di Roma, anche per questo municipio si tratta di un bilancio provvisorio. Il blocco imposto dal patto di stabilità condiziona la gestione ordinaria del municipio e il compito principale della nostra istituzione è sostenere l'amministrazione centrale nella rapida definizione del piano di rientro che ci consentirà di poter chiedere con più forza lo sblocco dei fondi allocati in bilancio ma che non possiamo utilizzare. Ci tengo poi a sottolineare che il mantenimento dei servizi al territorio, anche se in una situazione non facile, è possibile oggi grazie anche al lavoro degli uffici che prima di entrare in fase di gestione provvisoria in dodicesimi, quindi negli ultimi giorni dell'anno precedente, hanno provveduto ad impegnare quanto disponibile, mettendo così in sicurezza la prosecuzione dei servizi. Proprio perché si tratta di una fase transitoria in vista di poter assestare il bilancio alla luce del piano di rientro e dello sblocco dei vincoli, abbiamo ritenuto necessarie e doverose delle piccole rimodulazioni al fine di garantire la derattizzazione nelle scuole, nelle strade e nei mercati e l'assolvimento di alcune spese obbligatorie e necessarie per l'espletamento delle attività degli uffici, come è riportato nel dettaglio nella delibera. Non si può sottovalutare una fase così delicata della gestione dei conti e la conseguente necessità di razionalizzazione della spesa che si accompagna però ad una equa rimodulazione delle entrate, come emerge dalle delibere propedeutiche che abbiamo visto prima. Ma alla luce delle considerazioni fatte fin qui, la Giunta del Municipio Roma 7 ritiene fondamentale dare parere favorevole al progetto di bilancio e sostenere così l'amministrazione capitolina con l'obiettivo di mettere in equilibrio i conti del Comune e di rispondere in termini strutturali alle necessità della città. Infine il mio ringraziamento a nome di tutta la Giunta per il lavoro svolto nelle commissioni, per l'analisi puntuale delle delibere e della delibera di bilancio, ovviamente il mio ringraziamento a tutti gli uffici per il supporto quotidiano che ci assicurano sempre. Grazie a tutti. Grazie a lei, Assessore. Allora, apriamo la discussione su questa proposta. Allora, ripeto, ci sono i consiglieri Giuliano, Cerquoni, Lozzi, Coglia, Matronola, che hanno richiesto di poter intervenire ai sensi del regolamento per mezz'ora. Allora, in ordine di presentazione, consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Prendiamo il tempo così almeno. No, prendo il tempo. Allora, ci troviamo, come tutti gli anni, ad approvare il bilancio municipale.
così prendo più tempo. Il bilancio municipale, per cui, che ci viene propinato ovviamente da Roma Capitale, perché ovviamente non avendo l'autonomia di poterlo mettere in piedi, e quindi il famoso decentramento che tanto era stato auspicato anche da questa nuova consigliatura, ancora non prende forma, e quindi, come tutti i municipi, e quindi anche questo, si trova nella difficoltà di dover innanzitutto capire quello che ci viene propinato, e quindi nelle varie voci e nei vari capitoli e le disponibilità, ma comunque non possiamo che di conseguenza avere, quindi assorbire tutto ciò che ci viene mandato dal centro. E in questo caso ovviamente arriva il fatto che dobbiamo sottostare ad alcune restrizioni, ad alcuni interventi strutturali, però ci comunicano che dal comune che i municipi non hanno avuto nessuna diminuzione. Poi però, quando entriamo nel fatto specifico della storia, diciamo, della parte municipale, troviamo delle difficoltà. Quindi troviamo delle difficoltà dal punto di vista strutturale degli investimenti. Quindi l'assessore diceva che ci saranno degli investimenti straordinari, per esempio per quello che riguarderà l'intervento di manutenzione stradale, oppure l'intervento per le strutture scolastiche che vengono da molto lontano, quindi vengono addirittura dal governo, questo tipo di intervento, perché si cercherà di mettere mano in modo organico alle esigenze territoriali di ogni di Roma e di ogni municipio, per quelle che sono poi, che dovrebbero andare a sostituire le somme urgenze, perché questo territorio ha delle richieste specifiche di somma urgenza, soprattutto in questi settori, quindi scolastico e manutenzione urbana. Ma comunque sia, non è da meno anche il problema sul settore sociale, perché abbiamo già digerito all'inizio della consigliatura che comunque c'è stato un grosso problema, soprattutto per i bandi che siano riferiti appunto al settore sociale, per alcune figure, un ritardo, ma quello che ci ha spaventato di più, la mancanza di copertura economica, che era fino a novembre-dicembre la copertura di alcuni servizi. Poi ovviamente c'è nell'ambito territoriale la criticità di avere delle liste d'attesa molto, molto lunghe, che questo ci paragona ad altri municipi, quindi non è che abbiamo lo scettro della negatività, però comunque sia abbiamo provato anche con la commissione a cercare di capire dove poter attingere, dove poter arrivare, e invece notiamo che c'è difficoltà a reperire somme e a coprire certi tipi di progetti o certi tipi di servizi. Fermo restando che nell'ambito comunque di un bilancio municipale ci sono delle risorse che possono essere spostate. Esempio, si parlava nella commissione scuola, ovviamente che aveva messo in evidenza la possibilità, tramite una delibera o una risoluzione, di poter utilizzare, sempre per l'emergenza degli impianti scolastici, di poter utilizzare dei denari che venivano ripresi, cioè quindi trovati dalle multe per le licenze edilizie. Ebbene, c'è stato un momento di discussione anche accesa nell'ambito della maggioranza, anche con noi dell'opposizione, perché comunque sia sono soldi che potrebbero essere utilizzati in modo
in modo più intelligente o perlomeno in modo più fattivo. Bene, c'è stata la diaspora, se andare alle scuole, se rimanere per la manutenzione stradale, se addirittura come previsti per le piste ciclabili, insomma questo fa notare che oltre alla delimitazione, quindi all'ingessatura che ci viene data dal comune, però anche il municipio non entra nel merito, nel risolvere perlomeno quello che può di pertinenza risolvere. Quindi nel prendere la strada, il percorso di dire con quel poco che si ha di prendere un indirizzo politico, perché poi la differenza che ci contraddistingue nell'ambito della politica territoriale, se vince una coalizione a proposito di un'altra, a prescindere da un'altra, è quella appunto dell'indirizzo di dove si vuole andare, cioè di alcune scelte. Bene, quindi quando uno poi, e nel caso specifico che ho diciamo personalmente subito questa sconfitta, si rende conto, dice bene, è stato scelto un certo tipo di posizionamento politico e quindi di conseguenza alcune scelte che verranno fatte dalla parte politica che ha vinto. E però in questo senso non ho visto questa tanto decantata responsabilità sociale, perché nel caso specifico in quei soldi, quei 200.000 euro che ci sono e che si stava litigando per averli nella disponibilità settoriale, come ho detto prima, strade, scuole o pista ciclabile, beh, si potrebbero mettere senza colpo ferire per il discorso sociale, dove abbiamo delle grosse lacune e dove abbiamo ovviamente una necessità di dover reperire, se no saremmo costretti, come sempre ha fatto questa maggioranza che governa questo municipio da diversi anni, che quando gli ha fatto comodo ovviamente ha alzato il livello di attenzione a livello comunale per cercare altri fondi per poter avere comunque ragione delle proprie richieste, mentre oggi non mi sembra che questo sia avvenuto, o perlomeno se è avvenuto o se avverrà a livello comunale, aspetteremo il bilancio nei prossimi giorni, però per quanto riguarda casa nostra non siamo intervenuti con convinzione nel spostare alcune energie che sono fondamentali per il nostro ragionamento. Bene, però tutto questo no, è avallato da un momento euforico, da un momento politico euforico che per un certo verso uno invidia, perché poi la politica è consenso. E quindi dici bene, questa maggioranza a livello nazionale, a livello regionale, quindi ma quello che ci interessa a noi, comunale e municipale, ha dato un segnale forte a chi oggi governa. Io sono sempre stato dell'avviso, e l'ho detto anche per quanto riguarda il municipio, cioè vincere e avere una maggioranza ovviamente per quanto riguarda il municipio con il 44% dei votanti non mi sembra una grande rappresentatività, ma questo lo dico perché ovviamente per governare comunque sia una città come la nostra, beh, sarebbe auspicabile che la percentuale di consensi sia perlomeno possa arrivare al 60-70%, perché è quello che comunque sarebbe auspicabile per poter avere quel mandato diciamo preciso, diretto, per dare il proprio contributo a chi ha espresso il proprio voto. Però questo non è stato, e viviamo in questi ultimi tempi una flessione forte. Lo ha confermato anche queste ultime europee, che su Roma hanno comunque votato il 52-53%, quindi poco più della maggioranza degli elettori, e questo anche dimostra che il famoso 40% che Renzi e il suo partito ha preso risulta essere comunque per primo acchito un ottimo, un eccellente risultato. Ma se analizzato a livello percentuale, il
40% del 50 e il 20% del 100. Comunque io non, oppure il 30% del 75, perché il 100% dei votanti non c'è mai stato in tutta la storia delle votazioni, ma un buon 70-75% si è toccato in certi momenti percentuali di questo tipo, e quindi un 30% è un risultato dignitoso, ma non è paragonabile al 40 effettivo. Questo perché lo dico? Perché lo dico in quanto ovviamente oggi si nessuno della parte politica può stare tranquillo nel dire che ha lo strumento, che ha la verità in mano, in tasca, da poter portare a soluzione. Non è facile, giustamente e indubbiamente, avere la facoltà di poter risolvere tanti di quei problemi. È molto difficile. Certo è che comunque, se uno si sente sicuro di quello che è il risultato politico, dice ok, allora vado, sto andando nella direzione giusta. Questo l'ha subito la consigliatura precedente con Alemanno Sindaco, che aveva battuto tra virgolette il centrosinistra che da anni governava Roma, quindi sembrava chissà che cosa aver fatto, e invece poi mano a mano si è sgretolato nella difficoltà quotidiana cittadina di una città come Roma, che è veramente difficile, se quasi dire impossibile da governare. E quindi io penso che con la stessa umiltà oggi la maggioranza che governa questa città debba tener conto di questo aspetto, perché comunque non è facile avere la forza se non si è sottoposti comunque ad una verifica quotidiana. Marino, non lo dico io, lo dite anche voi come maggioranza, quindi personaggi più autorevoli di me che sono presenti nel Consiglio Comunale, ha creato diversi problemi alla struttura governativa, con diverse situazioni. Se pensate che fare il sindaco di Roma significa anche sistemare dopo l'alluvione una uscita di una parallela del raccordo che ancora è chiusa, di un sottopasso che ancora è chiuso, dopo 4-5 mesi significa perdere di vista quello che effettivamente poi chi amministra deve poter tener conto. Cioè chi amministra non deve solo tener conto dei massimi sistemi, dei massimi numeri, deve poter tener conto di quello che sono ovviamente anche le quotidianità. Ma per dire poi il problema che comunque no, si deve intervenire per cercare di trovare economicità, è quello anche sui trasporti, con il taglio di alcune linee per quanto riguarda la mobilità pubblica, e poi il discorso dell'AMA che comunque si trova in forte difficoltà, e poi il riassettamento e la rimodulazione delle aziende pubbliche, quindi si è messo mano anche ad Acea, che speriamo che non sia, che era l'unica azienda dalle uova d'oro, che speriamo che non venga messa in condizioni di non produrre più le uova di un certo tipo, perché poi alla fine tutto questo è la realtà a cui noi dobbiamo sottostare. E il nostro municipio, che è il più grande di Roma, quindi io da un certo punto di vista capisco pure quali possono essere le perplessità, ma questo municipio, che è il più grande di Roma, ha delle esigenze particolari, e io mi sarei aspettato che in una previsione di bilancio, che in una previsione ovviamente di... Presidente, se gentilmente, io so che non interessa e devo consumare con la mezz'ora, però per favore. Se non riesco a farlo con un po' di... C'ha ragione, consigliere Giuliano. Prego. Dicevo quindi che comunque sia, mi sarei aspettato da questo municipio, ancorché coi numeri, ma me lo sarei aspettato dal punto di vista politico, di fare la differenza su Roma. Cioè io mi sarei aspettato che questa maggioranza, anche insieme alle opposizioni, perché da questo punto di vista non penso che ci sarebbe stata una negatività, mi sarei aspettato
un'azione più forte nei confronti del Comune di Roma, perché poi noi siamo due municipi messi insieme, stiamo vivendo la difficoltà che viviamo, lo vediamo nelle commissioni, lo vediamo nel territorio, quindi, che è notevolmente più grande di quei di tanti altri, ma con caratteristiche all'interno dello stesso diverse, cioè conteniamo veramente degli asset importanti, e mi sarei aspettato, perlomeno anche provandoci, un posizionamento da parte di questa giunta con l'appoggio, non dico di no, del Consiglio tutto, quindi con atti precisi e giusti per dare evidenza a quello che è il nostro territorio. Esempio, discorso dell'AMA. Sull'AMA si poteva fare di più. Io non so quello che è, diciamo, ritornato ovviamente indietro dagli atti che abbiamo fatto e dal percorso che abbiamo fatto anche in commissione, ma non risulta comunque nessuna positività in tal senso. Certo, non siamo solo noi che dobbiamo comunque che abbiamo il problema da risolvere, però voglio dire, altri municipi sono stati inseriti nell'ambito di una programmazione che va nella direzione della raccolta differenziata. Noi ancora stiamo programmando di poter sollecitare chi di dovere, quindi il presidente dell'AMA, l'assessore all'ambiente, non so chi, stiamo aspettando di sollecitare che comunque esistiamo, però vediamo che ciclicamente sul territorio assistiamo a situazioni di degrado che sono evidenti e che fanno comunque imbestialire tutti quanti noi che giriamo quotidianamente nel municipio, senza poter dare delle risposte. Ora, che se le risposte non le diamo noi che siamo da quest'altra parte potrebbe anche passare, ma che se non riesce a dare la maggioranza, o perlomeno non si è interessata per poterle dare, questo diventa un problema, perché non so come potete spiegarlo giustamente ai cittadini che questa cosa non è che dipende esclusivamente a noi, ma che comunque non abbiamo sollecitato, o probabilmente non abbiamo comunicato che abbiamo fatto un certo tipo di lavoro affinché questo municipio potesse avere ovviamente una visibilità diversa. Poi c'è ragionamento che comunque va fatto anche per quanto riguarda l'urbanistica. Allora, noi stiamo cercando di prendere i soldi. Prima il collega Matronola diceva nell'intervento, no, aumentiamo quella tassa o quell'altra, interveniamo su questo o su quell'altro, poi abbiamo sul territorio la possibilità di comunque intervenire per esempio sui passi carabili. Ora, uno non è perché è contrario a chi c'ha il passo carabile, perché chi ce l'ha dovrebbe pagarlo, ma è un'attenzione, ovviamente, è un'attenzione di quello che è il risultato. E invece noi non andiamo ad agire lì, noi non andiamo ad agire, blocchiamo l'occupazione di suolo pubblico. A me mi arriva la voce ovviamente che ci sono richieste di occupazione di suolo pubblico anche per attività, e c'è un rallentamento. Abbiamo avuto il problema nel non dare ai produttori ortofrutticoli, no, la possibilità di avere una deroga, e ci abbiamo pensato due consigli per farlo. Questo è il limite della politica, che comunque non siamo coscienti, perlomeno noi non siamo coscienti, perché se poi ai livelli più alti c'è questa non c'è questa sensibilità, non si accorgono di questo, è un altro discorso, ma noi dovremmo avere questo riconoscere il fatto che non riusciamo ad essere credibili, non riusciamo ad essere funzionali, non agiamo, cioè per fare prendere qualunque decisione abbiamo delle grosse difficoltà, e c'è la possibilità di agire su questo territorio, agire ed avere delle economicità che possano fare la differenza. Esempio, quindi, un altro tipo di esempio che non è marginale, secondo me è sostanziale, è sul discorso urbanistico. Sul discorso urbanistico possiamo fare la differenza, a differenza di altri municipi che non hanno queste possibilità, ma noi siamo lì ovviamente a non prendere di petto questa situazione. È passato più di un anno e ancora non sappiamo quale sarà
il fine dei nostri insediamenti urbanistici, quale sarà la strada da percorrere, quanti saranno gli oneri da poter avere a disposizione e con quei soldi che cosa farci. Questo è un percorso fondamentale, cioè noi potremmo non tener conto di tutte le nostre criticità sapendo che potrebbero arrivare ovviamente questi soldi. Presidente, nel avere ancora il tempo, perché mi sono preso, ho ancora 13 minuti. Ancora 3 minuti, consigliere Giuliano. No, siamo partiti a 30. Siamo partiti a 30, sono 50, c'ho ancora 10. Allora, come dici? No, 55. 10, ho preso, c'ho un orologio perfetto. Ecco. No, va bene. No, volevo dire, si va può bene. Fare adesso, vorrei chiedere il numero legale, perché visto che qui mi sa che non ci stiamo, Presidente, perché qui chi stava a parlare? Ha una. Finisca l'intervento. Devo finire l'intervento, però lei fermo col telefono. Lei sia fermo col telefono e finisca l'intervento. Va bene, allora finisco l'intervento, via. Dai, faccia subito, via, forza. Finisco l'intervento. No, lo concludo dicendo che non parteciperò al voto. Concludo, quindi brucio i 10 minuti perché non penso che non ti interessi a nessuno, non parteciperò al voto e quindi chiedo il numero legale, grazie. Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio. Scusate, consigliere Madrona, per favore. Cofano. Consigliere Madrona, per favore. Coglia, Giuliano. Presidente, ma che è questo atteggiamento da Gestapo? Ma non è possibile che si permettano di fare. Questo è il consiglio pubblico? Ma scherziamo? Vai, no, vai avanti un cavolo. Gugliotta, la daga. La daga, lancia, la notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Posso mandare a quel paese Madronola in diretta? Scusate, consigliere Madronola, per favore. Allora, scusate, consigliere Madronola, per favore, su. Ha fatto il conteggio, ma vediamo. Presente? Allora, i presenti all'appello sono 11, quindi non c'è numero legale, la riunione è rimandata domani mattina.